Signore e signori, amici e amiche, benvenuti ad una nuova puntata della trasmissione Muto come un pesce. Tanto per rinfrescarvi la memoria, la nostra attuale trasmissione è intitolata così per associazione di idee a quella soap-opera spagnola su Canale 5 da 6 anni. 3 anni fa, proprio il 26 dicembre 2017, è iniziata la nostra attuale trasmissione ed è nello stesso giorno avevo esibito la mia prima canzone. Oggi che abbiamo 26 dicembre 2020, dopo 3 anni vorrei ricantare, sempre che gli amici, le amiche e tutti coloro che mi seguono su quel canale, la mia prima canzone. Pubblicità o consigli per gli acquisti. Questa puntata di oggi, 26 dicembre 2020, è offerta da tutta la gamma Peugeot e vi consiglio di andare a provare qualsiasi Peugeot alle concessionarie Peugeot Italia. Adesso vorrei cantare, come ho già detto prima, la mia prima canzone. La mia prima canzone è Giorgettina, raccolta da uno raccolta dal brano Lonely Lady dei Kid, tratto dalla compilation Mixage 1983. Musica, un attimo solo. Momentino solo di pazienza. Anche oggi sono con giacca e cravatta per attirare l'attenzione a tutti. Una ragazza, Giorgettina, bionda e birichina, con la francetta, fa la farmacista e sta in Sicilia. Giorgettina, quando Giorgettina va al supermercato, certo che si presenta in minigonna, dalla sua voglia, pur facendo la sua spesona, quel supermercato tutti quanti vedono coi bigodi nei zoccoli, altri di sughero con la zeppa. Se Giorgettina va in banca a parlare di tanti affari con quel direttore, stavolta va con una gonna e senza bigodini. Dopo che ha parlato brevemente col direttore, il direttore manda via dalla banca Giorgettina. Dopo che ha parlato brevemente col direttore, il direttore consiglia di andare in piscina per nuotare a Giorgettina. Para papà, papà papà, para papà, papà papà. Bene, prima di concludere questa mia puntata di oggi, 26 dicembre 2020, dopo 3 anni dall'inizio della nostra
attuale trasmissione intitolata Muto come un pesce, voglio dire che alla prima puntata di Giorgettina, fatta il 26 dicembre 2017, vale a dire 3 anni fa, finora sono state fatte 803 visualizzazioni. Ciò sono molto contento, perché voi tutti mi avete seguito, mi state seguendo e continuerete a seguirmi, il tutto per via quel canale che sappiamo ormai da teatro. Buon proseguimento di pomeriggio dal vostro caro Mauro. Alla prossima!